Bene, sì, quindi benvenuti in questo nuovo video. Siamo qua in questo video per parlare un po' di due ufficialità di mercato siglate dal Crotone in quest'ultimo periodo. I primi due colpi di mercato e devo dire entrambi intriganti e da non sottovalutare. Crotone che sigla due colpi che possono rafforzare la squadra. Si parla comunque di tantissimi giocatori vicini, non vicini, Spalek, mica Spalek, Calapai, deve aspettare il Catania, Spalek, colpa di Cellino, quell'altro forse viene, ma magari non viene. Quindi tantissimi nomi, ma almeno due ufficialità ci sono. E questo già è un passo avanti, perché il Crotone solitamente era solito, tra l'altro l'ho ripetuta, vabbè, era solito fare colpi di mercato a fine gennaio, adesso almeno arriva a metà gennaio. Speriamo che l'anno prossimo li facciamo magari qualche giorno ancora prima della metà di gennaio, ma vabbè, a parte questo, a parte un po' l'ironia che poi lo è fino a un certo punto, il Crotone ufficializza un rinforzo per quello che è il reparto esterni ed uno per quello che è il reparto centrocampista. Io partirei dall'esterno, che è leggermente meno conosciuto, diciamo così, ma che è un giocatore che ha giocato anche in Serie A, ha fatto qualche presenza anche in Serie A, in Coppa Italia con il Venezia. Stiamo parlando di Sneijder, esterno che va a rafforzare quella che è la fascia sinistra della nostra squadra. Arriva in prestito secco, classe 19, no, classe 1998, sì, scusatemi, un attimo confuso, 1998, quindi per quella che è la regola della Serie B per quest'anno è un under, quindi un ulteriore under inserito in rosa. Crotone che ha tanti under presenti in squadra. È un calciatore comunque con delle buone qualità, che a Venezia ha giocato poco, anche perché è arrivato in estate. Arrivò dall'ASC Linz, squadra che è una delle principali squadre del campionato austriaco. Ha giocato in Europa diverse volte negli ultimi anni, una squadra comunque importante. Al di là di questo, comunque, Venezia che ci ha puntato come scommessa. Adesso, però, dopo una prima parte di stagione in cui non è che abbia trovato chissà quanto spazio, lo cede al Crotone. Ripeto, giocatore con buone qualità, di piede mancino, e diciamo che va a dare un'alternativa a Sala. Sostanzialmente, quello è un esterno che può giocare anche un po' più alto, può ricoprire tutti i ruoli sulla fascia sinistra, può giocare come terzino basso, in difesa 4 volendo, a centrocampo in un 3-4-3 come quarto centrocampo a sinistra, oppure un pochino più avanzato. Diciamo che è abbastanza duttile su quella fascia, la può ricoprire un pochino tutta. È un buon calciatore e sicuramente può dare una mano importante alla squadra. È un'operazione che andava assolutamente fatta. Io la invoco da giugno, perché a sinistra ne abbiamo sempre avuto solamente Sala. A sinistra di ruolo abbiamo sempre avuto solamente Sala, perché di altri esterni o terzini che dir si voglia non c'era nessun altro. È vero che c'era Molina che si adattava, però a me onestamente non piace avere adattati in squadra. Io vorrei sempre avere una squadra con giocatori di ruolo, giocatori che giochino in quel ruolo, poi all'interno dei 25-26 jolly, ma di per sé devono esserci 22 giocatori di ruolo e poi qualche jolly comunque che può ricoprire più ruoli. Questo è un po' il punto. Ecco, noi sulla fascia sinistra siamo sempre stati carenti, perché mancava un altro oltre a Sala a sinistra. O ha giocato Molina, oppure ha giocato magari talvolta in un 4-4-2, ha giocato Donsà da quella parte, oppure Zanellato che si allargava. Diciamo che proprio a centrocampo mi faccio riferimento a quello, e quindi non è che mi abbia particolarmente, cioè, è una cosa che mi ha sempre lasciato un po' interdetto, la mancanza di un esterno sinistro. Quindi va da un'alternativa a Sala, che è un giocatore che mi piace tanto, io ve l'ho sempre detto, e nonostante comunque quest'anno non stia facendo molto bene, a me ricorda tantissimo nelle movenze Re. Cioè, Sala palla al piede in progressione è identico e spiccicato a Rezza. Io non so, io ve l'ho sempre detto, ma anche quando è arrivato, perché io l'ho visto diverse volte giocare Rezza e Sala in nazionale, non solo, è identico, spiccicato a Rezza quando in progressione palla al piede. Poi qualità inferiori, perché Rezza Crotone ha fatto vedere veramente tanto tanto, ha dimostrato di poter giocare anche, ha giocato con la nazionale polacca, c'è cioè un giocatore comunque di tutt'altra caratura, però Sala nel suo piccolo ci assomiglia molto a Rezza per caratteristiche, in progressione. Io vi
anche esorto a notare questa cosa qui perché io da subito l'ho notato, cioè palla al piede proprio sempre uguale a Rezzo. A parte questo, Schneg, un rinforzo interessante che va quindi a dare un'alternativa in più da quella parte, chissà che non possa risultare utile. Sempre con la stessa formula, approda a Crotone il buon Theophilus Aua, centrocampista classe 1998, anche lui under, che va a rafforzare quello che è il nostro reparto di centrocampo. Finalmente il giocatore che tanto richiedevo. Io l'ho presi nel mio piccolo a giugno, nel mio mercato che farei del Crotone, perché è un giocatore di cui già si parlava a Crotone. È un fedelissimo di Modesto, ha giocato a Rende a Modesto, ha giocato con Modesto, allenatore a Rende, a Vercelli con la Pro Vercelli, un giocatore che in Serie C ha sempre fatto discretamente bene, un centrocampista che ha buona fisicità, che sa comunque fare abbastanza bene la fase di interdizione, recuperare palloni, non ha una tecnica sopraffina perché non ha la tecnica di Ben Ali, per esempio, rimanendo sempre in casa Crotone, ma è un giocatore che non è così scarso tecnicamente. Ricordo un pochino Welbeck in alcuni aspetti, ricordo un po' chi segue anche il Catanzaro saprà che cosa sto facendo riferimento. Ricordo un pochino Welbeck in alcune sue caratteristiche. E è un giocatore, secondo me, validissimo per quella che è la Serie B. E io sono contento del suo arrivo perché l'ho sempre voluto. Un giocatore con le sue caratteristiche, secondo me, serviva fin da subito a Crotone, un mediano comunque che sapesse fare discretamente bene la fase di interdizione. Serviva perché sono 2 anni che Crotone gioca senza mediani. Abbiamo giocato sempre con registi, con giocatori di qualità, ma giocatori che sapessero aiutare in fase difensiva. Praticamente in 2 anni, considerando anche la Serie A, non abbiamo mai avuti. Ed è stato un problema veramente per me lancinante, che poi non è l'aggettivo giusto, però non è la parola giusta in questo contesto, ma è stato un problema veramente importante perché a noi è sempre mancato poi nei momenti in cui magari gli altri ripartono comunque magari quando c'è da a difesa schierata, manca sempre quel giocatore che sappia sradicare palla, che sia tignoso a centrocampo, che ci metta sempre la gamba. Ecco, un giocatore come Aua serviva tantissimo, ma già d'inizio anno, io ve lo dissi. Adesso è arrivato, sono contento ancora di più perché ovviamente io l'ho voluto fin dall'inizio io, quindi ci mancherebbe altro che non sia contento. Arriva in prestito secco, quindi o comunque da quello che traspare. Poi ovviamente dovesse fare benissimo, lo possiamo anche eventualmente riscattare senza, comunque, senza al di là del contratto, ma parlare a fine anno e dire Vercelli, Pro Vercelli, noi vogliamo Aua e basta. Anche perché abbiamo dei contatti con la Pro Vercelli, c'è il direttore generale che è il figlio del presidente nostro, c'è Raffaele Brenna che ha lavorato a Crotone una vita, quindi abbiamo un po' di contatti con la Pro Vercelli adesso però. Con questa operazione qui si sblocca anche la questione Saro che potrebbe andare a Pro Vercelli e per i prossimi 6 mesi in prestito. Io sarei d'accordissimo perché serve che Saro giochi titolare in una squadra che, ripeto, lo possa far giocare semplicemente. Detto questo, andando alla questione Aua, sono contento. Un'alternativa in più a centrocampo, via Donsà e arriva Aua. Paradossalmente sono più contento perché Donsà stava facendo anche discretamente bene l'ultimo periodo, però è un giocatore che sì, ma no. Cioè, Aua ha quelle caratteristiche che secondo me servono alla squadra e servivano fin da subito e servivano tra l'altro anche molto anche l'anno scorso. Quindi, questo è quello che vi posso dire. Non che Aua potesse giocare in Serie A, ma un giocatore con quelle caratteristiche lì, perché poi non fraintendete, non fraintendiamo le cose, ma un giocatore con quelle caratteristiche, perché poi i mercati si fanno molto spesso. Non è che i mercati si fanno solo sui nomi, molto spesso gli allenatori chiedono ai direttori sportivi giocatori con certe caratteristiche, soprattutto squadre, non dico poco ambiziose, ma squadre che lottano per palcoscenici non di primissimo piano. Molto spesso non chiedono i mister prendimi questo, questo e quell'altro, ma prendimi giocatori con queste e queste caratteristiche. Quindi prendimi un giocatore che sappia recuperare palloni, che poi vada al di là del nome. Questo molto spesso accade in squadre di medio-bassa classifica. Mentre se tu sei un Benevento, è normale che dici non voglio un attaccante che sappia segnare, voglio forte, voglio la padula, eccetera. Questa è un po' la differenza. Ma al di là di questo, io devo dire che sono contento di Aue e secondo me può fare bene. Nonostante comunque la formula non è che mi rassicuri, perché se un prestito secco dalla Pro Vercelli non è che sia rassicurante, però se dovesse poi a giugno far bene, se ne può riparlare di un eventuale acquisto titolo definitivo. A questo punto io mi fermo. Ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi!